non è cambiato e vuole ritornare in Europa per cambiarla. Aldo Patriciello cerca il consenso dei molisani, bagno di folla all'inaugurazione della campagna elettorale. Toma, nostro cordone ombelicale con l'Unione, mercoledì alle 19.30 in piazza Prefettura arriva il ministro Luigi Di Maio. L'8 maggio l'Unimol avrà il nuovo rettore, sfida 2 per il dopo Palmieri. In studio il professore Luca Brunese, che sogna una università giovane, viva e dinamica. Bagnoli del Trigno rischia l'isolamento, tutte le strade che conducono al paese sono pressoché impercorribili. Il comitato di cittadini sorto spontaneamente minaccia di disertare le urne e di occupare la Trignina. A Fornelli inaugurato il nuovo polo scolastico, un edificio all'avanguardia, fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica regionale. Campobasso piange la scomparsa di Don Giovanni Diodati, parroco di San Paolo e cappellano della Polizia di Stato, da poco in pensione, lascia un vuoto incolmabile, comunità sotto shock. Infine lo sport, il calcio di Serie D, Isernia retrocede in Eccellenza, l'1-1 di ieri a Matellica condanna i Pentri, Piero Biscotti mortificato per l'epilogo, l'Agnonese ai play-out, dopo il successo sulla Vastese si replica tra 7 giorni all'Aragona. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura c'è la politica, lo avete sentito dai nostri titoli, ci sono le europee con l'inaugurazione della campagna elettorale ieri sera per Aldo Patriciello, bagno di folla per lui, non sono cambiato, voglio tornare in Europa per cambiarla, ha detto ai nostri microfoni, sentiamo il servizio realizzato da Rita Iacobucci. Un voto con la testa e col cuore, non con la pancia. Aldo Patriciello chiede questo ai molisani, chiede di tornare in Europa per contribuire a cambiarla con Forza Italia nel Partito Popolare Europeo, partito di governo dell'Unione. Ha aperto la sua campagna elettorale in Molise, l'europarlamentare uscente a Vinchiaturo, tradizionale per lui bagno di folla che lo riempie ancora di più di responsabilità, come ha detto ai nostri microfoni. L'attende un bagno di folla qui dentro? C'è il Molise che l'aspetta. Che cosa promette Aldo Patriciello al Molise al sud se torna a Bruxelles? Al bagno di folla sono in qualche modo abituato, mi emoziona, mi rincuora, mi riempie di responsabilità, mi fa sentire me stesso. Cosa mi aspetto? Cosa voglio dire? Io dico una sola cosa ai miei concittadini, ai miei amici, a coloro che da 15 anni mi danno fiducia per giungere e per andare a sedere sui banchi degli scanni del Parlamento europeo. Allora dico una sola cosa, di continuare ad essere me stesso, di continuare nel mio modo, nel mio pragmatismo, la mia concretezza e continuare a rappresentare il Mezzogiorno d'Italia in Europa, perché credo che ce n'è bisogno. L'ingresso in sala di Aldo Patriciello salutato da un grande applauso, così come il suo intervento. Insieme a lui in prima fila tutte le massime autorità istituzionali della regione, regione tornata al centrodestra esattamente un anno fa. Dal palco il governatore Donato Toma ha ricordato il lavoro instancabile che proprio Patriciello fece per riportare il centrodestra al governo della regione. Aldo c'era, ha detto Toma, c'è e ci sarà in Europa. Queste le motivazioni per cui, secondo il Presidente della Regione, è importante che l'eurodeputato torni per la quarta volta a Strasburgo. Che valore ha l'onorevole Patriciello in Europa per il Molise? È il nostro cordone ombelicale con l'Europa, sempre disponibile, sempre presente. Io vado a Bruxelles periodicamente perché, come sapete, sono nell'ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni e l'onorevole Patriciello è un eccellente filo, è un eccellente ombelico, è un eccellente cordone verso l'Europa. E anche la coordinatrice regionale di Forza Italia, Annalisa Tartaglione, deputato dal palco, ha chiesto un voto per Forza Italia e per Patriciello, senza dimenticare un passaggio sul presidente Berlusconi. Beh, la dimostrazione che come sempre Aldo c'è, come dice il suo slogan, e non poteva scegliere una parola migliore per questo evento. Perché Forza Italia in Molise c'è, è presente, abbiamo conquistato la regione, speriamo e siamo sicuri che riporteremo anche questa volta il nostro rappresentante in Europa.
Il tour continuare per cambiare fa tappa in Molise. Mercoledì il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sarà a Campobasso in piazza Gabriele Pepe alle 19.30 per incontrare i cittadini. Insieme a lui ci saranno tanti portavoce ai candidati sia alle elezioni europee sia alle elezioni amministrative. E prosegue il confronto fra i candidati e i partiti in corsa alle europee del 26 maggio. Stasera alle 21, Fuoco Incrociato proporrà le interviste ai rappresentanti di Fratelli d'Italia, presente col coordinatore Filoteo Di Sandro, della Lega e del Popolo della Famiglia, che interverranno rispettivamente coi candidati Luigi Petroni e Marco Di Salvo. Ora cambiamo argomento, parliamo dell'Unimol perché mercoledì si sceglierà il nuovo rettore, sfida 2 per il dopo Palmieri. Buon pomeriggio e ben trovato al professor Luca Brunese. Professore, buon pomeriggio e ben trovato. Buon pomeriggio e buon pomeriggio ai telespettatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, lei insieme a Raffaele Coppola punta al dopo Palmieri. La prima cosa che chiedo a chiunque si candida, e dunque anche a lei, è perché? Devo dire che l'esperienza di questi anni mi ha convinto che c'è molto da lavorare e tante possibilità nella nostra università. È stata una bellissima esperienza quella mia, finora sono 15 anni che sono all'Unimol e sono molto orgoglioso di essere in questa università e ho trovato questo orgoglio e una grande competenza da parte dei colleghi, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, tutti i motivi che mi hanno spinto a lanciare questa grande avventura della candidatura. Professore ordinario, direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, senta, la sua idea di Unimol qual è? La sua vision qual è? Io penso a un'università vivace, giovane, dinamica, un'università nella quale si possa lavorare bene con una governance allargata, molto attenta al bilancio, molto attenta ai rapporti con la comunità accademica nazionale e molto attenta ai rapporti col territorio. Un rapporto forte col territorio, io immagino. Senta, il ruolo che l'Unimol ha nella crescita del Molise? Io mi riallaccio proprio al ragionamento del rapporto col territorio. Io immagino un'università che possa essere per la regione motore e supporto. Motore quando il progetto, l'iniziativa, l'idea nasce all'interno dell'università e viene realizzata all'interno del territorio regionale. Io dico che per esempio abbiamo colleghi all'interno del nostro Ateneo che hanno sviluppato i progetti per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo in Lombardia, in Toscana. Potremmo farlo naturalmente anche in Molise, ma anche immagino un'università supporto, strumento, quando l'idea e il progetto nasce in regione, nasce come volontà politica della regione e l'università rappresenta il migliore strumento per mettere in pratica il progetto della regione. Senta, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, perché si è dimesso? Perché non volevo legare le vicende personali della candidatura a quelle del mio dipartimento. Innanzitutto io immagino di poter essere un candidato di tutto l'Ateneo e per tutto l'Ateneo. E per fare questo era necessario svincolarsi dal dipartimento, ma anche dimostrare che non c'è attaccamento alla poltrona. Il mio incarico sarebbe scaduto tra 2 anni, ma sarebbe stato sbagliato, secondo me, far identificare ai colleghi, al personale tecnico amministrativo, agli studenti, Luca Brunese come direttore di medicina. Io immagino invece Luca Brunese candidato per l'Ateneo. Senta, mi permetta una digressione, c'è un problema in Molise, non ci sono i medici nelle corsie, nei reparti. Quale ruolo può avere l'Unimol per cercare di invertire questo trend negativo? Magari formando, specializzando i medici che poi restano in Molise. Vede, quando nel 2006 ci fu l'intuizione di costituire il corso di laurea in medicina e chirurgia, non si sapeva bene allora che questa era l'ultima grande speranza, l'ultimo grande baluardo del sistema sanitario regionale. Oggi immaginare che medici, laureati, specialisti possano venire a lavorare nelle strutture ospedaliere del Molise da altre regioni è assolutamente un'utopia. L'unica speranza è formare i medici in Molise, far fare a loro il percorso qui e il più possibile anche la fase delle scuole di specializzazione. Saranno questi medici che lavoreranno negli ospedali del Molise. Io racconto un aneddoto brevissimo. Prego. Ho una delle mie prime laureate, specialista in radiodiagnostica, che attualmente è in avviso pubblico presso l'ospedale di Terni. Io sono molto orgoglioso perché lei rappresenta proprio il modello che noi potremo seguire nei prossimi anni. Ultima considerazione, l'Unimol oggi di cosa ha bisogno? Secondo me l'Unimol ha bisogno di una guida tecnica, competente nell'ambito della parte del bilancio, sicura e che possa consentire un inserimento assoluto nella comunità accademica nazionale. Insisto che possa fare un vero patto di fiducia
tra istituzioni sul territorio regionale che possa consentire contemporaneamente la crescita della regione e la crescita dell'università. Grazie al professore Luca Brunese per essere stato in nostra compagnia, candidato rettore all'Unimo. Grazie a voi. Grazie e in bocca al lupo. Noi proseguiamo, andiamo a Bagnoli del Trigno perché questo piccolo paese in provincia di Isernia rischia l'isolamento. Tutte le strade che conducono al paese sono pressoché impercorribili. Allora il comitato di cittadini sorto spontaneamente minaccia di non recarsi alle urne e di occupare la Trignina. Sentiamo Nicola De Santis. Bagnoli del Trigno è prossimo al totale isolamento. Quasi tutte le strade che conducono al paese sono chiuse o comunque impercorribili. Le poche arterie ancora transitabili presentano voragini al centro della carreggiata e frane o smottamenti ai lati. Il comitato sorto un anno fa per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sul disagio di quelle popolazioni minaccia forme di protesta anche clamorose se la situazione non dovesse migliorare. I cittadini annunciano la volontà di occupare la Trignina e comunicano sin d'ora che non si recheranno alle urne per i prossimi appuntamenti elettorali. Dal maggio dell'anno scorso ad oggi, denuncia il presidente Franco Mastrodonato, la situazione è notevolmente aggravata. La strada provinciale 69, in zona Sprondasino, franata in più parti al chilometro 20, il punto già critico ed oggetto di lavori dopo le proteste dell'anno scorso, ha raggiunto nuovamente il livello massimo di pericolosità, in quanto il terreno tolto dal lato opposto per allargare la carreggiata e posizionato a riempire il letto della frana è scivolato a valle lasciando sul fianco un pericoloso burrone. La strada per Civitanova del Sannio, interessata da altra frana e da lavori simili avvenuti dopo la protesta, continua ad essere interessata da un movimento più lento ma inesorabilmente progressivo, senza che si provveda a lavori strutturali. La strada per Salcito è chiusa ormai da tempo e non sono stati programmati lavori per consentirne la riapertura. La variante prevista, poco più di una mulattiera, è priva di segnaletica, per cui chi ci si avventura rischia di perdersi in un dedalo di vie di campagna. La strada verso Pietracupa, e quindi per Campobasso, è ridotta a un colabrodo, stracolma di buche e crateri, per cui diventa percorribile a fatica. Infine l'accesso alla Trignina, in località Sprondasino, è chiuso ormai da mesi perché interessato da un'altra frana. Occorre accedere ad una variante che è a sua volta impegnata da un ulteriore movimento franoso, oltre che dalla percorrenza di un vecchio ponte su cui due auto trovano difficoltà a passare contemporaneamente. A questa situazione minaccia ancora il presidente, ormai oltre il limite delle emergenze e della decenza, il comitato spontaneo di protesta risponderà in modo adeguato. Andiamo a Termoli, dove volontari al porto hanno bonificato le aree destinate ai rifiuti. L'iniziativa è della FAI CISL in occasione della prima giornata nazionale per la cura dell'ambiente. Evento seguito per noi da Giovanni Cannarsa. In occasione della prima giornata nazionale per la cura dell'ambiente, i volontari della FAI CISL hanno deciso di ripulire tutto il bacino portuale di Termoli. La situazione è ormai sotto gli occhi di tutti e le aree a disposizione per i rifiuti sembrano non bastare mai. È un'iniziativa a livello nazionale della FAI, è diretta al rispetto dell'ambiente, abbiamo iniziato dall'Abruzzo, ma in tutte le regioni si stanno facendo queste iniziative nella giornata di oggi. Noi crediamo che l'uomo deve avere più rispetto per l'ambiente perché anche per la sua salute. Abbiamo intenzione anche più in là di fare una pulizia sul mare, proprio direttamente sul mare, dei fondali e tutta la plastica che c'è. Per questo motivo abbiamo scelto Termoli e anche la scelta su Termoli è stata per rispetto verso quei pescatori che stanno vivendo un momento di particolare disagio economico. Che tipo di rifiuti state trovando qui al porto? Plastica tantissima, vetro e rifiuti che usano quotidianamente le persone che transitano in questo porto. Purtroppo la gente ancora non capisce che questo è un bene di tutti e bisogna tenerlo pulito. Noi come CISL abbiamo raccolto in pieno l'appello che ci è stato fatto dai giovani nella giornata mondiale dell'ecologia il 15 di marzo e proprio per questo stiamo continuando insieme alla FAI a portare avanti questo progetto per lasciare un mondo più pulito ai nostri figli e ai nostri nipoti.
Con la FAI CISL c'erano anche i volontari di un'altra associazione che ha risposto all'appello in quanto impegnata da tempo nella pulizia dei luoghi più sensibili della città adriatica. Questa iniziativa è nata da un gruppo di amici che hanno visto la situazione catastrofica di Termoli, soprattutto delle spiagge, e abbiamo iniziato a fare delle passeggiate per ripulire la spiaggia differenziando, quindi trovando plastica, polistirolo, tutte queste cose. Abbiamo iniziato dalla spiaggia e piano piano stiamo continuando anche nelle zone più critiche come il porto. In città abbastanza, nelle zone più frequentate meno, ma nelle periferie, sulle spiagge e soprattutto al porto la situazione è veramente critica. Il porto è in uno stato di abbandono da diversi anni. Ed ora Campobasso che piange la scomparsa di Don Giovanni Diodati, parroco di San Paolo e cappellano della Polizia di Stato, da poco in pensione, lascia un vuoto incolmabile, la comunità intera è sotto shock, il ricordo di Cristina Niro. Grazie Campobasso e Molise, ciao! Difficile credere che la comunità molisana da adesso in poi dovrà fare a meno della sua grinta, della sua vivacità missionaria, del suo sorriso. Il cuore di Don Giovanni Diodati, parroco di San Paolo a Campobasso, cappellano della Polizia di Stato da poco in pensione, ha smesso di battere ieri sera. Alle 21:30 dall'ospice di Larino, dove era ricoverato da poco più di un mese, si è diffusa la notizia di quell'ultimo respiro terreno che ha lasciato sotto shock un'intera regione. Non solo a Campobasso, dove lui era un'icona dell'identità cittadina, ma in tutta la regione e fin oltre i confini del Molise, dove oggi vivono tutti gli allievi della Polizia di Stato che lui ha seguito nella scuola Rivera, ha coinvolto nelle attività della sua parrocchia, con la musica, il canto, ha accompagnato al sacramento della cresima e molti a quello del matrimonio. La scomparsa di Don Giovanni Diodati ha creato un vuoto nel cuore di migliaia di fedeli, amici, conoscenti, in quello inconsolabile dei familiari. Frate di strada predicava l'amore per la vita e istigava continuamente alla preghiera profonda, quella meditata, quella che non conosce razze, credi, discriminazioni, differenze. Era un uomo con l'abito dal prete che evangelizza e davanti ai perché della sofferenza e del dolore che molti a lui ponevano, trovando in lui il riferimento nella tempesta, reagiva col dolore di un uomo, con la paura di un uomo qualunque, peccatore come tutti, diceva, e poi con quella carica di spiritualità che gli veniva dalla conoscenza della parola di Dio, aveva un messaggio per ognuno, per ogni storia di sofferenza, per ogni giovane perduto, per ogni anziano abbandonato, per ogni coppia di sposi che si è persa, per ogni profugo discriminato. Apprezziamo molto Padre Giovanni perché ci fa conoscere il messaggio del Signore con allegria e gioia, perché Dio è l'unica speranza per la vita di ognuno. La Chiesa ha perso un parroco, Don Giovanni Diodati, la comunità molisana ha perso un amico fedele, un fratello, un padre. Ciao Don. Si dice profondamente addolorato per la scomparsa di Don Giovanni Diodati, il sindaco di Campobasso Antonio Battista, pastore sempre pronto al dialogo e all'ascolto, dice il primo cittadino, i suoi insegnamenti riempiranno il vuoto che lascia, grande è stato il privilegio di averlo conosciuto in questi anni, conclude il sindaco Antonio Battista.
Noi andiamo a Fornelli, dove è stato inaugurato un nuovo polo scolastico, un edificio all'avanguardia, fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica regionale. Il servizio è di Nicola De Santis. Taglio del nastro per il nuovo polo scolastico di Fornelli. L'edificio, frutto di un investimento di quasi 2 milioni di euro, è dotato di nuove tecnologie costruttive antisismiche ed ospiterà oltre 100 alunni. Si tratta di una scuola all'avanguardia dotata di un'aula per l'informatica, di una sala convegni che può servire anche come spazio polifunzionale e di una palestra comunale ancora in cantiere adiacente al polo. Si tratta di un traguardo importante per tutto il territorio e per l'intera comunità scolastica, ha dichiarato Ilaria Lecci, preside dell'Istituto Comprensivo di Colle al Volturno. Sì, è un giorno di grande gioia, di grande emozione, di grande festa. Nuovo polo significa nuova serenità, nuova tranquillità per i nostri alunni, per i docenti, tutto il personale e quindi per tutte le famiglie della collettività. Terzo nastro che io personalmente taglio qui al comune di Fornelli, una grande soddisfazione perché significa comunque che in generale le comunità di questa Valle del Volturno veramente ci tengono alla scuola. È una comunità che tiene alla scuola, tiene al futuro e questo è per noi dirigenti fondamentale. All'inaugurazione, oltre ai genitori e ai piccoli alunni, era presente anche l'assessore regionale all'istruzione Roberto Di Baggio, che ha definito il nuovo polo scolastico un vero e proprio gioiello. La struttura moderna e sicura rappresenta un passo in avanti per l'intera regione. Soddisfatto anche l'ex governatore Michele Iorio, che ha creduto nel progetto decidendo, sotto la sua presidenza, di finanziare l'opera. È stato il progettista Roberto Buccini ad illustrare le caratteristiche tecniche del nuovo polo scolastico. Diciamo un duro lavoro che è stato soprattutto per le maestranze e per le imprese che hanno portato avanti con grandi sacrifici questo intervento. Dal punto di vista tecnico, diciamo che la scuola, la progettazione ha privilegiato il concetto della piazza che rispecchia un po' il luogo sulla quale insomma, si innesta tutto l'intervento, per cui si sviluppano entrambi gli istituti, la materna e la scuola elementare, intorno a questo concetto. Si è prediletto l'utilizzo di colori per l'esterno a tinte forti in maniera tale da renderle visibili e anche creare un piacere per gli alunni e per i bambini a recarsi presso la scuola. All'interno lo stesso, per la materna, si sono cercati di creare ambienti quanto più accoglienti e confortevoli, utilizzando anche in questo caso dei colori che incentivano l'apprendimento e le attività didattiche. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sulla nostra regione con il meteo. Queste le previsioni per martedì 7 maggio. Il freddo vortice depressionario si allontana verso Levante, lasciando spazio a un temporaneo rinforzo della pressione da ovest. Ne consegue una giornata stabile e soleggiata, anche se a tratti ventosa. Queste le temperature: Campobasso 4,15, Isernia 5,16, Termoli 11,16, Venafro 4,17. Bene, tutto per questa edizione. L'informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante, ma restate con noi pochissimi istanti. Torniamo con lo sport, con il calcio di Serie D, con la retrocessione dell'Isernia e con i play-out dell'Olimpia Agnonese. Lo sport, il calcio di Serie D, ultima di regular season nel raggruppamento F. Con la grafica vediamo i risultati che sono maturati sui campi. Avezzano Pineto 1-0, Castelfidardo Montegiorgio 2-3, Forlì Recanatese 2-0, Francavilla Savignanese 2-2, Giulianova Cesena 1-1, Matellica Isernia 1-1, Olimpia Agnonese Vastese 3-2, San Maurese Campobasso 2-1, San Giustese Jesina 2-1, Sant'Arcangelo San Nicolò 3-2. La classifica con i verdetti: Cesena in Lega Pro ai playoff, Matellica San Giustese, questo è il primo playoff, il secondo Recanatese Pineto, ai playout Avezzano Sant'Arcangelo e Vastese Olimpia Agnonese, in eccellenza direttamente Isernia e Castelfidardo. Vince e si garantisce la possibilità di raggiungere la salvezza passando per i play-out. Domenica vasto gara da dentro fuori per l'Olimpia Agnonese, che intanto ha vinto proprio contro
gli abruzzesi 3-2 ieri al Civitelle, vediamo il contributo. Si aggiudica il primo round e costringe la Vastese a prolungare l'agonia per cercare di rimanere in Serie D. Molisani e abruzzesi si ritroveranno di fronte domenica prossima all'Aragona di Vasto con i locali favoriti dal doppio risultato a favore. L'Agnone intanto doveva vincere ed ha vinto con una prova quasi perfetta e con quel pizzico di fortuna che aiuta gli audaci. 4-3-3 per Meco Monaco, per lui quinto risultato utile consecutivo. 5-3-2 per l'esperto Patania, terzo allenatore di una stagione travagliata. Pronti via, l'Agnone va subito sotto, complice una uscita scellerata di Maraolo che travolge albanese. Shiba non crede ai suoi occhi e realizza. Albanese prova subito a riscattarsi con questo colpo di testa, gol negato sulla linea di porta. La reazione dei padroni di casa c'è, ancora fa un po' quello che vuole sulla mancina, palla in mezzo, Formuso è spalle alla porta ed è abile nel procurarsi il rigore. Ingenuo il difensore ospite, freddo Ricciardi dagli 11 metri, 1-1. L'Agnonese continua a spingere sul gas, sempre sull'asso ancora Formuso, palla al lato. Poi il vantaggio meritato, Corbo spinge sulla destra, il suo cross viene deviato in rete dall'ex campobasso del Duca. 2-1, Civitelle invisibilio e squadre negli spogliatoi per il tè caldo. Gara aperta e combattuta anche nella ripresa, ancora a una marcia in più, ma Formuso non lo segue, non crede nel suo cross e nella possibilità di battere a rete. Ancora l'ex Taranto, altro assist, questa volta per Barbato che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La Vastese è alle corde, ma ci prova su palla inattiva. Qui Capellupo va vicinissimo al 2-2, Maraolo è attento e al posto giusto. È fortunato invece il portiere Granata su questa conclusione terrificante di Shiba che quasi butta giù la traversa. Nel miglior momento ospite, l'Agnone mette la freccia e si porta sul 3-1. Ribeiro è incontenibile, l'assist chiede solo di essere appoggiato in fondo alla rete, Formuso non ha problemi e mette in ghiacciaia la vittoria, nonostante il forcing finale degli ospiti che provano a riaprire la partita e ci riescono solo quando ormai non c'è più tempo, con l'ex Leonetti subentrato a Stivaletta. Vince l'Olimpia Agnonese e tra 7 giorni la rivincita con in palio la salvezza. Gioca bene, pareggia a Matelica ma non riesce ad evitare la retrocessione, c'è amarezza ad Isernia dopo la mancata partecipazione ai play-out ed il ritorno in eccellenza. Vediamo il servizio della gara che si è disputata ieri tra Matelica e Isernia. Al Giovanni Paolo II, Matelica e Isernia hanno bisogno di vincere per coltivare le proprie opposte speranze in attesa che anche i risultati degli altri campi sorridano alle due formazioni. Il tecnico di casa Tiozzo, senza Riccio, sostituito da De Luca, lascia Florian in panchina scegliendo Dorato come terminale offensivo. Arbitra l'incontro il signor Picchi di Luca. L'avvio di gara è di marca biancorossa con i padroni di casa che provano subito a spingere. Al quarto la punizione di Bugaro illude il pubblico dando la sensazione della rete, ma la sfera esce di pochissimo. Un minuto dopo Margarita scappa sulla sinistra e dal fondo crossa preciso sul secondo palo per Dorato che di testa però manda al lato. Al nono ancora Dorato libera il tiro dai 20 metri e chiama del giudice al primo intervento della gara. Un minuto dopo si affaccia in avanti l'Isernia ma il colpo di testa di schiena non spaventa Vella. Improvvise folate di vento disturbano non poco il gioco modificando in senso spesso imprevedibile la traiettoria del pallone come al 16esimo con Avella brava ad uscire in anticipo su Romano. È sempre la squadra di Tiozzo a tenere in mano le redini e l'incontro e va vicina al vantaggio al 21esimo, ma del giudice è miracoloso, prima a salvare in tuffo sul forte diagonale di Bugaro, poi respingendo la ribattuta di Margarita. La sfera finisce a Pignat che può battere libero a centro area, ma manca clamorosamente il bersaglio. Al 27esimo la conclusione di Losicco trova pronto alla respinta del giudice mentre l'Isernia si rivede al 29esimo. Romano riceve in posizione favorevole ma allarga troppo il diagonale che sfila al lato il palo sinistro di Avella. Allo scoccare della mezz'ora è Angelilli a graziare del giudice calciando debolmente all'altezza del dischetto dopo una bella azione in velocità della formazione di casa. La gara è piacevole e combattuta. Al 34esimo Fiazio calcia al volo in bello stile raccogliendo una respinta della difesa di casa. Conclusione da applausi ma il tiro non inquadra la porta. L'ultimo acuto della prima frazione è ancora dei marchigiani. Al 37esimo Bugaro prova la girata al limite ma viene contrastato in angolo. Losicco mette in mezzo alla bandierina, del giudice allontana con impugni, raccoglie ancora Bugaro che ci prova da fuori innescando una serie di carambole di cui il Matelica non riesce però ad approfittare.
Poco dopo Dorato si incune in area di rigore, ma il suo tiro finisce altissimo, poi la prima frazione scorre fino al termine senza offrire altre emozioni. I risultati degli altri campi iniziano a spegnere le speranze del Matelica, mentre l'Isernia capisce che solo la vittoria le può permettere la permanenza in Serie D e la seconda frazione appare da subito più nervosa. Dopo 100 secondi Romano, ben servito in profondità, cerca il diagonale senza inquadrare lo specchio. Al quarto, la punizione di Losicco nel mucchio trova la testa di Dorato, che però manda oltre la traversa. La formazione di casa continua a spingere, ma l'Isernia ora trova più spazi per il proprio contropiede, come al decimo, quando sugli sviluppi di un tiro alla bandierina il Matelica reclama per una trattenuta in area. Il direttore di gara lascia correre e l'Isernia parte in contropiede con Romano, che arriva di fronte ad Avella e prova a superarlo, ma il portiere di casa si salva in due tempi mandando in corner. Sugli sviluppi del secondo angolo dei molisani, Barretta stacca bene ma non trova la porta, poi cade male sulla caviglia, prova a resistere ma è costretto a lasciare in campo qualche minuto dopo, sostituito da Petitti. Prima è la sostituzione del centrale difesa, però è ancora il Matelica a rendersi pericoloso al 14esimo, cross di Bugaro per la testa di Dorato che schiaccia bene sul primo palo, ma del giudice si supera e manda in angolo. Chiozzo opera tre cambi in rapida successione, mandando in campo Melandri, Florian e Favo per Dorato, Bugaro e Pignat, ma al 27esimo un'incomprensione proprio tra il neoentrato Favo e Losicco su uno scambio al momento di una punizione consente all'Isernia di trovare spazio per il contropiede di Ciccone, che arrivato ai 25 metri libera il destro che sbatte sulla faccia interna del palo e termina la sua corsa alle spalle di Avella per l'1-0 degli ospiti. La reazione del Matelica non si fa attendere, proprio lo stesso Favo si fa perdonare 60 secondi più tardi. Melandri trova spazio sulla sinistra e crossa sulla sponda di Angelilli. Irrompe Favo che, di forza, spedisce in rete per l'immediato pareggio. Saltano tutti gli schemi con le due formazioni che attaccano a testa bassa. Il Matelica trova più varchi a 10 al termine. Margarita riceve un buon pallone sulla sinistra. Controlla ma non trova il tempo per la battuta, così come anche Florian. Alla fine arriva Melandri, Murato, un corner. Gli animi si accendono nel finale quando Florian viene steso in area dall'uscita di del giudice. Il Matelica chiede il rigore, ma Picchi rileva una posizione irregolare dell'attaccante di casa. Vibranti le proteste dei biancorossi con Chiozzo allontanato dal campo dal direttore di gara. Negli ultimi minuti l'assalto all'arma bianca delle due squadre per portare a casa i tre punti frutta occasioni da ambo le parti, ma gli attaccanti delle due formazioni non riescono a trovare la stoccata decisiva e dopo 5 minuti di recupero Picchi sancisce la fine delle ostilità con l'Isernia, che si deve arrendere alla retrocessione in eccellenza molisana. Mastica amaro anche il Matelica, che nonostante un campionato straordinario e 80 punti conquistati resta alle spalle della corazzata cesena. E parla il patron dell'Isernia, Piero Biscotti. Sono mortificato per l'epilogo, ha dichiarato ai nostri microfoni, e sul futuro spiega: è presto per decidere, ora pensiamo a leccarci le ferite. Lo ha intervistato per noi Valentina Cerlante. Quella di ieri è stata una giornata molto triste per tutti gli appassionati di calcio di Isernia. Piero Biscotti, è arrivata questa retrocessione, io direi anche inaspettata, perché lei è sempre stato il primo a dire che ci credeva e che ce la si poteva fare. Poi cosa è accaduto? Ma io fino alla fine ci ho creduto. Anche ieri a Matelica i ragazzi hanno fatto una partita stupenda, stavamo anche vincendo, poi dopo un paio di minuti purtroppo il Matelica ha riposizionato il risultato sul pareggio. E niente, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, con gran dispiacere in particolare nostro, dei ragazzi, sicuramente anche di tutta la città, lo stiamo vedendo e ci rammarica tantissimo. Ora ci lecchiamo le ferite purtroppo e prendiamo atto di quelli che sono stati i risultati. Tra un po' parliamo di futuro, però facciamo anche un'analisi di questa stagione rapidamente. Che errori sono stati commessi? Lei si ritiene responsabile di qualcosa? Ma io dico sempre, gli errori si commettono, l'essere umano è essere umano proprio per questo, perché fa anche degli errori. C'è anche da dire però che chi fa qualcosa probabilmente fa qualche errore, chi non fa nulla ha meno probabilità di fare errori. Se errori sono stati fatti, ne prendiamo atto, chiediamo anche scusa, non è questo il problema. Anche se preferirei
allargare questa cosa a dinamiche un po' diverse, ma ora non è il caso perché adesso dobbiamo prima metabolizzare questo risultato e poi con calma nel prossimo futuro vedere un po' quali sono state tutte le dinamiche positive e negative per poter affrontare la cosa in modo molto più in modo trasparente e chiaro per tutti. Insomma. Ecco, chiudiamo quindi parlando di futuro. Piero Biscotti ci sarà ancora al timone di questa società? Ripartirà dall'eccellenza oppure pensa di defilarsi piano piano? Ma no, ora non è neanche il caso in questo momento di parlare se ci sarà Biscotti o meno. Io dico sempre che in questi 4 anni, e sottolineo in questi 4 anni, non è un anno, in questo ciclo, chiamiamolo così, qualcosa è stato fatto. Nel bene o nel male qualcosa è stato fatto. Se errori sono stati fatti, mia colpa, ne faccio, chiedo scusa, non è questo da parte mia una volontà di non accogliere gli errori fatti. Però c'è da dire che se errori sono stati fatti errori in buona fede, e questo ci tengo a sottolinearlo. Per il futuro, noi l'abbiamo sempre detto, noi siamo disposti e disponibili ad affrontare qualsiasi tipo di discorso con altre persone, anzi magari ce ne fossero, per poter valutare insieme quale potrebbe essere ancora il futuro dell'Isernia FC. Noi ci teniamo a questa cosa, l'abbiamo sempre detto e continuiamo a dirlo. Poi se la gente ritiene opportuno che sia il caso che noi ci facciamo da parte, non è un problema da parte nostra. Anche se sono pochissime le persone che dicono questo, perché abbiamo avuto tanti messaggi di stima da parte di tantissimi sernini che ci dicono appunto di continuare su questa strada. Bene, la versione integrale dell'intervista però Biscotti nel corso di Molise Sport in programma giovedì sera a partire dalle 21. Ora le altre schermate, iniziamo dall'eccellenza, 30ª giornata, ultima di regular season, quelli che vedete sono i risultati che sono maturati sui campi, sospesa Città di Termoli, Sesto Campano, quando il Sesto era in vantaggio per 5-0. Vediamo la classifica e di Verdetti in Serie D il Vasto Girardi ai playoff. Roseto, Venafro, Boiano, Sesto Campano, i playout Riccia e Gambatesa, retrocesse Alife e FVP Matese. La promozione, anche qui si tratta della 30ª giornata, i risultati sono quelli che vedete in schermata, i Verdetti invece promosse in eccellenza, comprensorio Vairano, Capriatese e Baranello, playout Fortore, Spinete, 4 Torri Chieuti, Aurora, Aururi, in prima categoria la Cliternina. 20ª giornata e ultima di regular season anche per il volley femminile di Serie B1, il raggruppamento D ha riposato l'Europea 92 Isernia, vedete i risultati con il successo di Aprilia per 3-0 su Palmi, Aprilia che conquista l'accesso in Serie A2, siamo alla classifica, Arzano e Torrese ai playoff, in Serie B2 retrocede Bari. Bene, tutto con lo sport, grazie per averci scelto, buon pomeriggio, arrivederci.